Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 101ª puntata del podcast di Marcos Box. Vai con la sigla. Apriamo questa puntata con una piccola disavventura che ha coinvolto il sottoscritto. Per essere in cauto acquisto, ho acquistato un modulo Bluetooth, una chiavettina di quelli lì che si collegano al computer. Bluetooth 5.0 basato sul chipset Realtek RTL 8761B. Sembrano codici fiscali ogni volta. Io quando metto i nomi a queste cose, vabbè, per farvi capire, ho comprato questo adattatore Bluetooth e mi sono accorto che su Windows 10 nessun problema, lo colleghi e parte senza nessun problema. Su Linux ci sono alcuni problemi perché non funziona nativamente, o meglio viene riconosciuto dal sistema su una qualsiasi Ubuntu, ma anche una qualsiasi Arch e derivate. Quando andate a connettere l'adattatore viene visto questo adattatore Bluetooth, ma non viene riconosciuto, non funziona correttamente. Su Marcos Box trovate la soluzione che ho trovato, che consiste praticamente nell'andare a installare il firmware, cioè i driver necessari per poter far funzionare il tutto, e la guida è basata su Ubuntu, sull'ultima versione di Ubuntu, ma funziona praticamente su qualsiasi distribuzione con gli ultimi kernel recenti, quindi non ci sono problemi di sorta. Andatevi a dare uno sguardo se anche voi avete acquistato uno di questi adattatori Bluetooth e avete problemi, la soluzione la trovate su Marcos Box. Chiudo parentesi, se siete un utente Arch Linux, avete la solita fortuna degli utenti Arch Linux perché potete avere accesso ad Aur e installare il tutto tramite il pacchetto che trovate su Aur. Sulle altre distribuzioni dovete fare a manina, qui avete la pappa bella e pronta. Comunque, su Marcos Box trovate maggiori dettagli e mi raccomando, quando acquistate hardware, soprattutto se è hardware recente, fatevi sempre la ricerca prima, andate a capire se quel dispositivo è pienamente compatibile su Linux. Non fate l'incauto acquisto come sottoscritto, anche se praticamente ho pagato 4 euro, quindi diciamo così, per il costo non ho rischiato nulla in questo caso. L'ho comprato a 4 euro seguendo gli sconti della pagina Marcos Box su Telegram dedicata agli sconti Amazon. Su Marcos Box, sul blog, trovate maggiori informazioni su come iscrivervi alla pagina e acquistare mediante il mio link di affiliazione Amazon. Voi non pagate nulla in più, ma è Amazon che mi dà una tot percentuale per ogni acquisto e poi fai il conteggio e ogni 25 euro, se non ricordo male, mi dà un buono, un buono spendibile su Amazon. Quindi mi potete aiutare a supportare il canale con questo modo. Anche se so che molti di voi odiano le multinazionali, odiano in special modo Amazon, ma vabbè, io lo dico, perché tanto ormai tutti quanti acquistate su Amazon. Restando sempre in tema di correzioni di problemi, ho pubblicato sul blog una piccola guida che spiega come risolvere un problema che ho riscontrato con l'ultima versione di PopOS, anche se in realtà questo problema me lo faceva anche con l'ultima versione di Fedora, se non ricordo male. Che cosa succede? Succede che praticamente andando a connettere il microfono esterno al jack audio, questo microfono non viene visto, non viene riconosciuto correttamente dal sistema. E quindi con applicazioni di terze parti tipo Audacity non sono in grado di fare la registrazione. Dov'è questo problema? È un problema di configurazione. E quindi la soluzione è stata semplicemente quella di andare a cancellare la cartella di configurazione di PULSE, riavviare il sistema, rilogarmi sulla sessione, collegare il jack e voilà, il microfono ha preso a funzionare correttamente. Quindi ho potuto poi continuare la registrazione, effettuare registrazioni con Audacity su PopOS. È un piccolo trick che magari può essere utile ad alcuni di voi. Passiamo adesso a parlare di browser web e parliamo di Brave Browser. Brave lo conoscete tutti quanti, è quel browser basato su Chromium, attento alla privacy degli utenti,
anche se in passato ho avuto alcuni scivoloni, sì, più attenti, più lettori di vecchia data di Marcos Box, di sicuro sanno di che cosa stanno parlando. Se non sapete di che cosa sto parlando, andate a fare una ricerca per la chiave Brave su Marcos Box e troverete il fattaccio che è accaduto qualche tempo fa, che ha fatto allontanare alcuni utenti dall'utilizzo di questo browser web. Brave, sapete, offre alcune funzionalità interessanti come un blocco degli annunci, offre maggiore velocità rispetto ad altri browser, seppur essendo sempre basato su Chromium, e offre anche un sistema di ricompense che vengono fornite sotto forma di criptovaluta, una criptovaluta creata proprio ad hoc da Brave Software. Queste ricompense possono essere, diciamo così, guadagnate da parte degli utenti navigando e visualizzando alcune pubblicità mirate all'interno del browser, pubblicità che riguardano sempre la maggior parte del mondo delle criptovalute, quindi si sta sempre lì. E offre anche la possibilità di donare questi vostri guadagni in criptovalute che avete guadagnato guardando annunci su criptovalute, quindi un inception continuo. Potete donare ai siti che preferite mediante un sistema di donazioni. Marcos Box è anche abilitato al sistema di donazioni di Brave Browser, quindi se utilizzate Brave per la navigazione e visitate Marcos Box, è capace che mi state aiutando, anche se praticamente sto a 25 baht, che sono all'incirca 14 euro, e praticamente ho aderito al programma Brave da un anno e mezzo, una cosa del genere, quindi si guadagna tantissimo, si guadagna. Vabbè, sarà che i lettori di Marcos Box non utilizzano Brave, da quel che si è capito. Perché vi sto parlando di Brave? Torniamo al sunto. Perché Brave Software ha lanciato un suo motore di ricerca chiamato Brave Search. Brave Search è disponibile in versione beta a livello globale su tutti i browser di Brave, quindi sia per le versioni desktop, per Windows, macOS e Linux, che per le versioni Android e iOS. Attualmente viene fornito come opzione di ricerca, quindi non è il motore di ricerca predefinito, ma successivamente diventerà il motore di ricerca predefinito di Brave. Ma qual è la caratteristica che contraddistingue Brave Search dagli altri motori di ricerca, quelli più famosi che tutti quanti conosciamo? Beh, il primo punto è la privacy, quindi non c'è nessun tracciamento o profilazione degli utenti. L'utente viene prima di tutto, quindi non ci sono industrie della pubblicità e della raccolta dei dati. Brave utilizza un proprio indice di ricerca per rispondere a domande comuni in privato e senza quindi fare affidamento su altri provider. Presto offrirà anche una versione senza pubblicità della ricerca a pagamento, quindi se volete non visualizzare nessuna pubblicità quando fate una ricerca su Brave Search, presto avete l'opportunità di farlo pagando un tot ogni tot tempo. È completamente trasparente, quindi non c'è nessun metodo o algoritmo segreto che volto a influenzare i risultati di ricerca per i ranking e quant'altro. E sarà completamente integrata all'interno del browser. E Brave Search sarà presto disponibile per alimentare altri motori di ricerca. Se siete curiosi di provare, basterà andare su search.brave.com e andare a effettuare qualche ricerca. Andate a vedere come funziona, se vi piace o no. Se utilizzate Brave come browser, avete già questa opzione di ricerca, fare opzioni disponibili, quindi potete provare fin da subito. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se siete a favore di un motore come questo, anche perché le alternative, quelle slegate dalle grandi corporazioni, ci sono, c'è DuckDuckGo, c'è Quant, quindi comunque ci sono altri motori di ricerca indipendenti, però non sono come queste, che ha un indice completamente proprio. Fatemi sapere, ripeto, che cosa ne pensate, lasciate un commento su Marcos Box. Non so bene se lo state avvertendo all'interno della registrazione, ma c'è un chiacchiericcio di, come si chiama il verso? Vabbè, un cicalio continuo delle cicale che praticamente stanno a cicalare, 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 cicalare per tutto il tempo, da praticamente sono una settimana e mezza. Sembra che di stare in una città marittima, in realtà sto a Foggia e c'ho le cicale che. Anzi, qui. Oui.
Adesso, mentre sto parlando, si sono zittite le cicale. Miracolo! Non succedeva da settimane. Passiamo adesso a una notizia davvero interessante proveniente da Canonical. Canonical ha stretto una partnership con Blender per offrire supporto a pagamento di livello aziendale per le versioni LTS di Blender. Il supporto sarà garantito non soltanto per le distribuzioni Linux, qualsiasi distribuzione Linux, ma anche per sistemi operativi proprietari come Microsoft Windows e macOS. Gli ingegneri di Canonical si impegneranno direttamente con i clienti per fornire un supporto tecnico completo a tutti quanti gli utenti che ovviamente si abboneranno a questo servizio, comprendendo, diagnosticando e risolvendo tutti quanti i problemi a cui possono andare incontro il più rapidamente possibile. Il processo, l'intero processo, gli dicevo, sarà gestito interamente dal team di Canonical, inclusa l'integrazione con l'infrastruttura di supporto con Blender. Su Marcosbox trovate il link al comunicato stampa ufficiale per maggiori approfondimenti. Ed è davvero una bella notizia, una cosa interessante perché Canonical ci sta vedendo lungo in questo caso, a stringere una partnership con Blender. Blender è uno dei software più amati e più supportati anche da aziende di terze parti, quindi ottima, ottima notizia. Restiamo in casa Canonical e parliamo di Ubuntu 21.10, nome in codice Impishindri. Sapete bene, questa è la prossima versione semestrale di Ubuntu che attualmente è nel ramo di sviluppo. Io a dir vero la sto già provando e vi dico che per adesso è stabile come una roccia perché praticamente non hanno ancora sfasciato niente, pardon, non hanno ancora aggiunto niente di nuovo che possa comprometterne la stabilità. No, no, è vero, sono bravi quelli di Canonical. Non rompono più come una volta. Qual è la notizia di cui voglio parlare? Bene, la prossima versione di Ubuntu 21.10, avrà solamente due temi. Chi utilizza Ubuntu con le ultime versioni sa e apprezzerà di sicuro la scelta di Canonical, di fornire, dei temi, personalizzati chiamati Yaru, e di fornirli in tre edizioni: il tema Yaru classico, che è quello di default, che include una header bar scura e il resto chiaro, il tema Yaru chiaro, che è completamente chiaro anche l'header bar, e il tema scuro, che è completamente scuro, quindi sia finestre che header bar. Però che cosa è successo? È successo che gli sviluppatori di Ubuntu che si occupano di realizzare il tema si sono resi conto che combinare l'header scura con un tema chiaro dà problemi perché questa possibilità di realizzare i temi in questa maniera non è supportata dalle GTK3, né tantomeno dalle GTK4 che adesso ci si sta muovendo. E quindi qual è la soluzione che hanno deciso di adottare il team di Ubuntu? È quella di far fuori il tema Yaru classico, quello misto, quello che è attualmente di default, e di lasciare soltanto una versione chiara e una versione scura, quindi una versione completamente chiara e una versione completamente scura. Con la scomparsa del vecchio tema misto di Yaru, il tema Yaru chiaro verrà rinominato tema Yaru e l'altro rimarrà il tema Yaru Dark. Non è una grandissima notizia, non è un chissà che cosa che stanno facendo, però merita un approfondimento anche perché, come ben saprete, Ubuntu ha deciso da qualche release a questa parte di apportare soltanto piccoli cambiamenti per non stravolgere tutto e quindi di basare il tema Yaru sul tema Aduaita, quindi di seguire il tema Aduaita in modo tale da far meno fatica nel mantenimento del tema Yaru. E abbiamo visto recentemente che il tema Aduaita nella prossima versione, che è il tema di default di GNOME per chi non lo sapesse, sta andando verso un restyling con un tema più flat. Quindi vedremo come si evolverà, come si adeguerà il team di Ubuntu con i suoi temi e speriamo che non facciano un pastrocchio, speriamo che riescano a fare sempre una cosa gradevole. Nel frattempo, non so se lo sentite, è ricominciato il concerto delle cicale. Dio mio, quanto sto odiando le cicale, soprattutto perché sto a Foggia, quindi non sono in una località marittima e sentire il richiamo delle cicale ti porta alla mente altre cose, l'estate, stare in Paggiove, la spiaggia, il mojito e quant'altro. Va bene, comunque, restiamo in casa Ubuntu con la prossima notizia.
C'è stato il rilascio questa settimana della versione 21.04 di PopOS. PopOS, la sapete che cos'è? È quella distribuzione basata su Ubuntu, che segue i rilasci semestrali di Ubuntu, realizzata da System 76, il famoso produttore di computer equipaggiati con Linux statunitense. Questa nuova versione stabile deriva da Ubuntu 21.04, ma a partire da questo rilascio PopOS si va completamente a distaccare da Ubuntu, si va anche a distaccare da GNOME, perché ha introdotto una sua interfaccia utente basata su GNOME Shell chiamata PopOS Cosmic. Questa sua interfaccia è pensata per avere un utilizzo rapido sia con mouse, sia con mouse, ma anche con scorciatoie rapide da tastiera. Quindi offre un flusso di lavoro davvero interessante, davvero ben fatto, offre anche un look and feel ben fatto, offre una serie di personalizzazioni nell'aspetto, nei setup, anche nel setup iniziale, perché adesso è stato introdotto, oltre a questo nuovo aspetto, di questa nuova interfaccia grafica per la distribuzione, è stato introdotto anche un tool all'inizio che ci consente di personalizzare ulteriormente la distro. Quindi non avremo per forza quell'aspetto, ma l'avvio della distribuzione, una volta installata, ci verrà chiesto come la vuoi la distribuzione, la vuoi senza dock, con la dock, con la dock alla PopOS, l'indicatore lo vuoi qui, quell'altra cosa la vuoi dall'altra parte. Quindi offre un livello di personalizzazione davvero interessantissimo, e va anche in questo caso, così come fa Ubuntu, va a mettere una pezza a quella che è la più grande carenza di GNOME, cioè una interfaccia utente funzionale in ambito desktop, non solo per i programmatori, ma anche per la gente comune. Vi invito caldamente a dare una chance, a fare una prova con PopOS. E se in mente vostra vi si fa l'assonanza, ma è la classica versione derivata di Ubuntu? No, non è una classica derivata di Ubuntu. Per tutti quanti gli odiatori di Ubuntu che odiano il formato Snap, c'è anche una bella notizia: PopOS viene rilasciata senza Snap, ma con il supporto preattivato al formato Flatpak. Quindi, se odiate gli Snap, se odiate la lentezza di Snap, potete installare PopOS, che è basata su Ubuntu, offre tutta la compatibilità di Ubuntu, offre il supporto ai PPA di Ubuntu. Però è Snap Free e c'è il Flatpak che piace a molta più gente, e poi ha questa interfaccia particolare che crea assuefazione, perché io la scorciatoia, vi faccio un esempio subito, poi andatevi a vedere il video che ho postato legato all'articolo, o magari andatevi a recuperare anche la vecchia preview che ho fatto al riguardo. Offre questa interfaccia che si può utilizzare con mouse e tastiera in una maniera facilissima, rapidissima. Offre la shortcut predefinita per il tasto Windows che vi apre il lanciatore applicazioni, con il quale è possibile anche fare operazioni, cercare file, aprire direttamente alcune applicazioni nel terminale, cercare cose su internet. È potentissimo questa funzionalità. E ripeto, fateci un pensierino, provate PopOS, non ve ne pentirete. Continuando il filone dei rilasci, questa settimana c'è stato il rilascio della versione 20.2.2 di Deepin Linux. La conoscete Deepin Linux? Perché mi viene da ridere? Perché so già che molti di voi andranno subito a fare l'assonanza. Deepin Linux, software spia cinese, bla bla bla, cioè ci spiano, come se non ci spiassero anche in altre maniere. Giusto oggi è arrivata la notizia che il famoso OK Google, quindi l'assistente di Google, ci spia continuamente anche, meglio, fa delle registrazioni anche quando non viene invocato. Quindi vi lascio immaginare a che livelli siamo spiati. Si è avviato l'OK Google sul telefonino nel frattempo. Dicevo, vi lascio immaginare anche da parte delle aziende statunitensi come siamo spiati continuamente. Io in questo momento c'ho anche Alexa che sta ascoltando tutti i cazzi miei qua sopra, e niente, vabbè, comunque. Quindi prima di accusare Deepin, andatevi a guardare attorno con i servizi statunitensi. Non è una difesa che voglio fare, non voglio dire che Deepin è limpido e pinda, però Deepin almeno è software libero, open source. Se ci sono delle cose, delle parti, porzioni di codice con qualcosa che vi spia, è facilmente trovabile da parte di
di utenti esperti. Stai zitto, tu perché ti avvisi? Vedete, questo qua, il coso di Google si avvia ogni 2 secondi. Comunque, fatto questa piccola premessa su Deepin Linux, dicevo, è stata rilasciata questa nuova versione di Deepin Linux, la 20.2.2. Fra le novità di questa nuova versione troviamo un nuovo App Store che è stato migliorato nel design e adesso consente agli utenti una maggiore usabilità, nonché il supporto all'installazione patch, un miglior layout dei contenuti, categorie ottimizzate, il supporto alle applicazioni Android ed infine Deepin è riuscita a ottenere un certificato Secure Boot diventando la prima distribuzione Linux cinese a supportare l'avvio con Secure Boot attivo. Infine commentiamo l'ultima notizia riguardante il mondo delle distribuzioni parlando di Rocky Linux 8.4. Bene sì, c'è stato il primo rilascio stabile di Rocky Linux. Per chi non lo conoscesse, il progetto Rocky Linux nasce con l'intenzione di realizzare una distribuzione gratuita progettata per essere compatibile al 100% con Red Hat Linux e che va a prendere quella nicchia di utenti che sono rimasti orfani di distribuzione a seguito della decisione da parte di Red Hat di andare a modificare i ciclo di sviluppo di CentOS. La comunità Rocky Linux è guidata da Gregory Kunzer, che è stato il vecchio fondatore del progetto CentOS, ed è supportata da diversi sponsor e partner che finanziano il progetto, ma anche lo supportano a livello di infrastruttura, di codice e quant'altro. Fra i vari partner troviamo Amazon Web Services, FrostHost, GitLab, Google, quindi c'è molto 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 interesse su questa distribuzione e quindi fa ben sperare per il futuro, fa ben sperare per chi sceglierà questa distribuzione e la adotterà. E passiamo infine alle ultime 2 notizie di questa 101ª puntata del podcast di Marcos Box. La prima riguarda il rilascio da parte di Linus Torvalds del kernel Linux 5.13. La novità più attesa di questa nuova versione riguarda il supporto iniziale ai processori Apple Silicon M1. Attualmente manca ancora tantissima roba da integrare all'interno, a livello di supporto a questi processori Apple Silicon M1. Uno su tutti, manca il supporto all'accelerazione grafica della GPU, che è ancora in fase di studio da parte degli sviluppatori di Asahi Linux che stanno studiando il tutto tramite reverse engineering. Però è un supporto iniziale, il che fa ben sperare. Non sappiamo ancora quando e se ci sarà il supporto pieno ai processori Apple Silicon M1, non sappiamo nemmeno se magari per via della volontà celeste Apple decida un giorno di collaborare con la community rilasciando maggiori le specifiche di questi per poter aiutare nella compilazione del kernel. Non succederà mai, gelerà l'inferno prima. Comunque, pur sempre una buona notizia, ovviamente è prestissimo per poter avere proprio a te parlare del supporto Linux completamente funzionante sui nuovi Mac M1, ma se solo se fioriranno, se son cachi. Avete capito? Infine concludiamo questa puntata parlando del rilascio della versione 6.3 di OnlyOffice Desktop Editors, la nuova versione della famosa suite d'ufficio open source gratuita multipiattaforma sviluppata da Ascensio System SIA. Con il rilascio di questa nuova versione, l'applicazione desktop ha raggiunto praticamente la versione online per numero di funzionalità. Fra le funzionalità che troviamo adesso su questa nuova versione del client desktop abbiamo un tema scuro che è possibile attivare, abbiamo anche una nuova versione del tema chiaro, abbiamo il supporto allo scaling dell'interfaccia utente al 150% che si va ad aggiungere a quella al 100 e quella al 200% che si va poi a regolare in automatico con le impostazioni del nostro sistema operativo, quindi noi non dovremmo fare nient'altro che avviare il programma e riconoscerà correttamente il nostro livello di scaling. Ovviamente possiamo anche forzarlo con livelli maggiori o inferiori, qualora lo desideriamo. È stata aggiunta una modifica per quanto riguarda le funzionalità di tracciamento delle modifiche. Praticamente adesso possiamo tracciare le modifiche operate al file, sia modifiche operate da noi, ma anche modifiche operate dai nostri colleghi, e
e quindi abbiamo tutto il versioning del file. Abbiamo il supporto alla protezione dei documenti con password e poi abbiamo altre funzionalità che rendono questa suite d'ufficio sempre più completa, che ricordo poi, fra l'altro, è anche una validissima alternativa a LibreOffice, perché ha un vantaggio grandissimo rispetto a LibreOffice, ovvero un supporto quasi perfetto, diciamo così, ai formati proprietari Microsoft. Quindi, se lavorate molto con utenti che utilizzano la suite d'ufficio proprietaria di Microsoft, quindi Microsoft Office, e volete essere sicuri della compatibilità nell'apertura dei file, ma anche nel lavoro sui file che scambiate con questi utenti, beh, HoloLibreOffice è la soluzione che fa per voi. Fra l'altro vi ricordo che HoloLibreOffice è anche famosa per essere la suite da ufficio che trovate su Nextcloud, su Async, quindi sui vari servizi di storage online, quelli aperti. E io la utilizzo sul mio spazio, ad esempio su Async, e sono molto soddisfatto da questa suite. Ebbene, con questa ultima notizia si conclude qui questa 101ª puntata del podcast di Marcos Box. Vi ricordo, prima di lasciarvi, che potete seguire il podcast di Marcos Box sui principali piattaforme, quindi Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music. C'è anche una skin per Amazon Alexa, quindi se voi avete un dispositivo Alexa potete avviare la skin e sentire l'ultima puntata. Vi ricordo poi che trovate Marcos Box, potete seguirlo sia mediante i feed che sono disponibili. Trovate su Marcos Box il feed generale, quello della sezione GNU/Linux, quello della sezione Porto, cioè avete tutti i feed. Io sono uno dei pochi siti italiani che continua a propinarvi i feed, perché trovo che una delle cose più comode per seguire i propri siti preferiti. Vi ricordo inoltre che è possibile seguire il canale Telegram di Marcos Box, dove trovate, commentate, cioè dove trovate i link alle ultime notizie. È disponibile, collegato al canale Telegram di Marcos Box per le ultime notizie, anche un canale dedicato alla community di Marcos Box che trovate linkato sul blog, dove potete discutere praticamente di tutto. Non c'è il vincolo di parliamo soltanto di Linux, perché è una community completamente aperta. E infine vi ricordo che su Marcos Box, non so se avete visto, c'è un banner ultimamente con l'affiliazione Amazon. Se acquistate da Amazon utilizzate il mio codice MarcosBox -21 per effettuare acquisti su Amazon, una piccola percentuale dei vostri acquisti andrà nelle mie casse. Cioè, non divento big money, sono fesserie che mi dà Amazon, però è un modo per supportare il blog. E a tal proposito vi ricordo infine che è attivo anche un canale Telegram dedicato alle offerte selezionate per i lettori di Marcos Box, dove troverete alcuni link di alcune offerte interessanti presenti su Amazon. Non è uno di quei canali dove vi spammano dalla mattina alla sera prodotti che anche non c'entrano un Kaiser con le vostre passioni informatiche e quant'altro, ma pochi prodotti, poche offerte, ma vere offerte buone. Quindi mi fa piacere se mi seguite anche, se anche lì. Se non mi seguite, va bene lo stesso. Beh, lunga vita e prosperità a tutti quanti. Ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcos Box. Ciao ciao!